Radio Collie Bro. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Bentornati, buonasera. Ciao a tutti, una eccoci. Una nuova puntata di Calibrost dopo le 2 settimane di speciale su Quentin Tarantino. Sì, vi abbiamo proprio martellato di tarantinate. Tarantinate anche sulla pagina, non so se ci seguite su Facebook, spero lo facciate, insomma. Qualcuno lo faccia. Esatto, seguiteci su Facebook, abbiamo messo molte curiosità su Quentin, sulla sua vita e sul suo cinema e sui suoi, insomma, ambienti. Sì, e le sue musiche. E le sue musiche, ok. Però ora facciamo una cosa che non facevamo, Alessandro, da ormai è qualche puntata, che avevamo detto faremo pipì, facciamo, esatto. Diciamo e poi esatto, e invece oggi andiamo a fare qualcosa che non facevamo da Breaking Bad, se non sbaglio, l'ultima volta. Quindi dici che parleremo di una serie TV. Oh, ok, mi piace. Parleremo di serie TV e lo diciamo subito, facciamo partire la prima traccia in modo che vediamo se qualcuno riesce a indovinare. Qualche esperto conoscitore già c'è in giro. Vediamo, dai. Vai, dai. Insomma, questo avete sentito, quello che avete sentito era Nick Cave, okay. Come molti di voi insomma l'hanno riconosciuto, era, per chi non lo sapesse, la sigla d'apertura di Peaky Blinders. Oh, che bello! Quanto dura nella sigla questo brano? Forse no, molto dura di meno. Molto poco, in realtà, okay. Durano giusto qualche secondo, qui sì, abbiamo fatto dare un po' di più. Perché siamo un po' masochisti. Perché siamo una radio, quindi dobbiamo fare un po' più il brano. Questo brano in realtà dura 6 minuti, noi l'abbiamo un po' tagliato per non diciamo uccidervi, perché era un po' tutto simile, diciamo, via. Quindi Bando alle ciance. Peaky Blinders. Peaky Blinders, serie
UK, Made in UK, amata questo... particolarmente dal nostro conduttore Luca. Sì, mi piace molto Peaky Blinders. Anche da me, Peaky Blinders piace molto. Una serie che in Italia troviamo su Netflix, diciamo subito. Ecco. Le prime quattro stagioni. Quindi mentre ci ascoltate, andate nella vostra app, mettetevela in lista, perché comunque vale. Sì. No, comunque vale la pena vederla, perché è una serie molto bella, una serie ambientata, diciamo, Birmingham. A Birmingham, quindi in Inghilterra, dopo la Prima Guerra Mondiale. Sì, a ridosso, sì, della prima fine guerra, della guerra mondiale. Protagonisti tre fratelli. Mm-hmm. Tre fratelli che gestiscono a Birmingham appunto una banda. Sì, diciamo una cosa un po' criminale. Una banda, ecco, un'associazione a delinquere. Delinquere, sì. Sono i fratelli Shelby, a capo dei Peaky Blinders c'è Tommy Shelby, il più figo di tutti. Il più figo di tutti, interpretato da Cillian Murphy, che ricordiamo per Alessandro. Te li dico tutti, 28 giorni dopo, no, e tutti i vari film anche con Nolan. Ha fatto Batman, il primo Batman, dove faceva lo spaventapasseri, se non erro. Sull'ultimo Batman. E anche nell'ultimo Batman, il terzo Batman dell'era Nolan, che voi nerd mi... Ultimamente è anche su Dunkirk, se non sbaglio. Su Dunkirk, sì, dell'ultimo film sempre di Nolan. Nolan ci va molto a braccetto, via. Sì, beh, comunque lui è molto, 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 molto bravo. Sì, è molto bravo. Dove lo metti, fa... E anche qui, insomma, alza sempre. Da prova della sua bravura, interpretando appunto questo boss malavitoso. Tormentato, sì, nel frattempo appunto da vicende sia legate alla malavita che legate appunto agli affari personali. Di famiglia. Mm-hmm. Però spezziamo un po', appunto, sentendo un'altra traccia dalla prima stagione di Peaky Blinders. Wow! Ask your girlfriends to see if they know.
scusaci Jack, scusaci Jack White, abbiamo noi dobbiamo parlare dei Peaky Blinders. Infatti, come sentito, insomma, la colonna sonora già inizia a delineare un po', è tutta così la colonna sonora, nel senso è tutto molto rock, questo era un po' blues. Ma lo so perché ho anche visto anch'io qualche puntata di questa splendida serie e secondo me ti piace la colonna sonora proprio per questo motivo, la perché sonora, è d'epoca, esatto, ma esatto, è rock. Esatto, lo sai queste cose, insomma, che dove anacronistiche. Esatto, questo anacronismo del... una serie ambientata appunto all'inizio del secolo, ma poi con queste musiche molto molto attuali, moderne, molto attuali. L'unica forse precisazione che potevo fare sulle musiche, sulla colonna sonora, è che forse avrei preferito che fosse stato solo un rock inglese. Ah, se per rimanere nel tema. Sì, perché comunque sì, ecco, abbiamo detto ambientata a Birmingham, un po' UK, più UK, ecco. Più UK. E invece fino ad abbiamo sentito due artisti che erano entrambi americani, sia i White Stripes sia Nick Cave, e anche quando si tratta di roccheggiare sentire. Non c'è nazione. Esatto, andiamo a sentire il prossimo. Vai, vai, vai. Eccoci tornati. Allora, finora abbiamo fatto solo sentire musica, adesso abbiamo parlato pochissimo. Però, ecco, parliamo. Però introducila. Abbiamo detto, colonne sonore sono, che abbiamo sentito finora, sono per lo più americane. Rock, soprattutto. Rock, sì. Abbiamo sentito Nick Cave, che con questa The Red Right Hand, Red Right Hand era la sigla d'apertura, che è stata poi fatta una cover dagli Arctic Monkeys e da un altro artista, quella non ricordo. Quegli Arctic Monkeys fa anche parte poi della colonna sonora, anche perché la canzone poi è abbastanza datata, insomma, certo, diciamo, che fa anche parte di altre colonne sonore.
Cos'altro? Cos'altro? La storia, la canzone, diciamo, che abbiamo appena sentito, quella di, com'è che si chiamava, non ricordo più, Dan Auerbach. Auerbach, appunto, io avevo paura di cognome. Avrà una pronuncia tedesca, scritto così, non lo so, esatto, magari si chiama Auerbach. Era quella con cui, diciamo, leader dei Black Keys, perché si chiude la prima stagione di Peaky Blinders. Mm-hmm. Ecco. Poi stagione. Le serie inglesi per stagione hanno un concetto un po' strano. Sei puntate da un'ora. Sì, quello, cioè. No, perché di solito le serie inglesi non sai mai quando si rinnovano, se fra un anno. Certo, fra due anni, tre. Esatto, fanno un po' come gli pare. Ma, io parlavo di lunghezza, di durata di episodi, sì, no, e di concetto, ma proprio, che c'ha la base. Sì, ma il concetto inglese, sai, è molto particolare, no? Hanno, non so, una stagione composta da 10 episodi, quella dopo da 15, poi dopo da 2 episodi. Sì, sì. Un po' come gli pare. Ma va bene, a me piace. Un po' più standard, diciamo, sono tutte stagioni da 6 puntate, quindi abbastanza brevi, da un'ora. Un'ora in cui succede di tutto, di solito, cioè. Tutto. Esatto. Sembra di aver visto 20 puntate invece, esatto, che 6. Infatti ogni stagione in 6 puntate, in 6 ore raccontano le storie. Apre archi narrativi incasinatissimi. Assurdo, diciamo, appunto, ecco, ambientata, ho guardato poi nel 1919. Perfetto. Stagione, quindi di ritorno dalla guerra. A ridosso della guerra, infatti loro tre, i tre fratelli Shelby, sono stati tutti in guerra in Francia. E c'è spesso questo rimando, insomma, alla guerra in Francia, la trincea. Beh, il protagonista ha anche una sorta di shock, no? Che cura con, con l'oppio. Con l'oppio, quindi esatto. Ritorna questa cosa, perlomeno nella prima stagione, almeno sì. Dei rimandi ci sono. Nella prima stagione, diciamo, l'antagonista principale, Detective Campbell, che arriva da Belfast per sgominare queste bande. Per sgominare le bande, che poi, insomma, si produrrà una serie di eventi, di avvenimenti. Però, diciamo, ecco, in tutto l'arco narrativo finora che abbiamo avuto, quindi 4 stagioni, le vicende dei fratelli Shelby si intrecciano sia con la malavita locale, quindi appunto, okay, diciamo, bande, mafia, scommesse clandestine, chi più ne ha più ne metta, sia con gli affari di Stato, diciamo, già nella seconda stagione, se non sbaglio, non so se nella prima anche, vediamo di sfuggita Winston Churchill. Ah, ok, sì, di sì. Affari oltre, insomma, la zona dell'Inghilterra. Nella seconda stagione molto di più. C'è insomma l'introduzione anche del problema del comunismo all'interno delle fabbriche, perché poi, ecco, certo, sì, uno degli amici nella prima stagione che si mette con la sorella, vabbè, esatto, bla bla bla, esatto, bla. Esatto, insomma è tutto un susseguirsi di vicende. Però ora stiamo parlando troppo, ora sentiamo la canzone che si sente mentre Arthur, il fratello più vecchio degli Shelby, vagabondo ubriaco per fa sempre così pure lui per tutti. We'll be right back.
insomma, ecco, questi erano gli Arctic Monkeys. Sì, vorrei tranquillizzare il pubblico. Luca ha detto che cercherà di mettere meno canzoni possibili degli Arctic Monkeys. Sì, io non so, insomma, chi mi conosce lo sa, insomma, gli Arctic Monkeys mi piacciono. Infatti, senza guardare nessuna parte, posso dire che questa canzone era tratta dall'album Favorite Worst Nightmare. Non c'è nessuna voce di Wikipedia aperta. Esatto, quindi mani libere, perché ho anche il finire di quest'album. E quindi la bello. La conosco, sì, molto bella questa canzone. E appunto, dicevamo, questa seconda stagione di Peaky Blinders, dopo una prima in cui si vede, insomma, qualcosa, qualche lotta tra banda, qualche appunto comunismo nell'aria, in questa seconda stagione i Peaky Blinders affermano un po' il loro predominio su Birmingham e anche oltre, insomma, passano un po' dai... Vabbè, non vogliamo spoilerare, insomma, non diciamo nulla, giusto Alessandro? No, considera, Luca, che io mi presto a questa puntata, ma non sono un esperto proprio di Peaky Blinders, perché mi sono fermato con la prima stagione, ahimè, okay. Quindi me la sto centellinando, perché è impegnativa, sì. Comunque. No, molto impegnativa, comunque sia, sono puntate che, anche se in un'ora, appunto, mi chiamo Alessandro, racchiudono... Cioè, storia... esci un po', diciamo, sfinito da questo, sì, giro di sei puntate, sì, perché sì, comunque... Sì. Calcano molto, oltre a essere anche piuttosto violenta, se vogliamo. Beh, sì, sì, beh, parliamo di malavita in inglese, sì, sì. 1919. Quindi. Mi piace perché la trovo un po' speculare a un'altra serie che seguivo molto, che era Boardwalk Empire, che era sempre ambientata nel mondo della malavita, però in America, nella città di Atlanta, se non erro, che ha il lungo boardwalk sul mare dove ci sono tutti i casinò, e ambientata negli anni, appunto, gli anni 20 del proibizionismo. Quindi mi sa, lì vedi tutta un po' l'eleganza di come si ammazzano fra di loro i mafiosi, e qui invece vedi proprio questi che si... Nel fango che si menano fuori dai pub. Quindi mi è sempre piaciuta un po' questa cosa speculare. Beh, sì. Beh, è un po' fatta apposta, appunto, il fatto che la serie è ambientata nei quartieri più poveri di Birmingham. Sì, perché loro sono i paladini della gente. Esatto, cioè, loro vengono dal basso. E quindi proprio è ambientata a Smollett, se non sbaglio, il quartiere di Birmingham. Un po' sempre questo bisogno delle serie televisive di farci piacere i criminali, sì, quello è vero, di farceli stare simpatici. Quello è verissimo. Infatti, proprio ieri parlavo male di Romanzo Criminale, e oggi mi trovo a parlare bene di Peaky Blinders. E chissà che non facciamo in futuro una puntata su quei manzi di Romanzo Criminale. Ma io, sai, mi sono un po' rifiutato di vederla quella serie. Però la colonna sonora è bellissima. Ah sì, non metto in dubbio. Ecco. E qui siamo noi a parlare, è Calibros, non so se avevate capito, sì, stiamo parlando di colonne sonore. Però andiamo avanti. Vai. Il prossimo pezzo, che è quello che chiude anche qui l'arco narrativo della seconda stagione, un po' malinconico. Sì, ci piace. Una chiusura particolare. E a voi il prossimo pezzo. When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead up. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter.
anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Ed eccoci tornati dopo questa canzone un po' malinconica. Beh, non possiamo stare sempre a roccheggiare, eh. No, no. Comunque, mi immagino che muoiano a destra e a sinistra personaggi, cose. Beh, quindi, cioè, quindi diciamo, ci sta un po' di. Spesso rimangono, diciamo, quelli principali rimangono quasi sempre. Mm. Quasi sempre. Lo prendo come uno spoiler che mi spinge a guardarla. No. Diciamo che ecco, ci sono i tre fratelli Shelby. La mamma. La zia, no. La scusa. Sorella. Ah, era la sorella più grande, non era la mamma. La signora, dico, quella. La sorella Polly. La mafiosa. Polly. Ah, ok. Sì, era la sorella di Thomas. Ah, ok. Sorellona. Mm. Esatto. E, appunto. Tornando. Sì, cioè, ci eravamo persi un attimo nella. Abbiamo appunto lasciato nella parentela. La seconda stagione. Abbiamo iniziato la terza stagione in cui. Gli affari iniziano a diventare più internazionali. Mm. Però prima, diciamo che già sulla seconda stagione, insieme a tutto questo gruppo di bella gente, sì. Detto, quindi Cillian Murphy e compagnia bella, compare un altro personaggio che è interpretato da Tom Hardy. Arriva il nostro Tomone. Già nella seconda stagione appare Tom Hardy nella parte appunto di un capo banda ebreo a Londra. Che ci accompagnerà fino alla quarta stagione e fa una delle parti secondo me più belle di tutta la serie, anche se molto criticata. Molto criticata perché forse da qualcuno è vista un po' come un po' di antisemitismo. Ah, ok, quindi hanno cercato un attimino di non caricare un po'. Diciamo, sia un po' caricata come personaggio quello di Tom Hardy, ma comunque sia riesce abbastanza bene per la storia. È particolare, insomma. E anche lui, insomma, sappiamo come reagire a Tom Hardy, abbiamo visto, insomma, in Mad Max, dappertutto, nei peggio film ormai lo troviamo, sappiamo, insomma, che è molto bravo Tom Hardy. Comunque anche qui sulla terza stagione poi dicevamo entriamo in un ambito un po' più internazionale, aumentano i personaggi, diciamo, ci spostiamo dai problemi personali della banda, diciamo, in Inghilterra a quelli che poi vengono catalizzati dall'ingresso di alcuni nobili russi. Ah, peggio mi sento. Dalla Russia, dai bolscevichi che hanno appunto appena fatto rivoluzione. Che storia. No, è particolare, sì, poi c'è stato tutto appunto uno sviluppo della trama su questo soggetto. C'è anche la comparsa già da questa stagione della banda della mafia italiana che poi sarà molto un macello, quindi la quarta stagione, esatto. Però c'è un momento particolare in cui John, il fratello più piccolo di Shelby, picchia a sangue all'interno di un lo fanno spesso lo fanno all'interno di un un pub, no? No, un pub. All'interno di un negozio. Okay. Ah, ok. Di una sartoria. Ah, di una sartoria. Cioè, dovete capire come mi maluca. Però faccio vedere questo. Non lo so, se volevo dire sì, sei bello. Chiamate Angelo. Angelo è il mafioso italiano. Il mafioso di turno che si trova lì. E questa è la canzone che troviamo in sottofondo. Cream man on rainy afternoons.
Little game you had called. Ed eccoci qui dopo questa, questo pezzo degli Arctic Monkeys ancora. Sì, no, perché io mi faccio difeso i miei ascoltatori dicendo questa cosa. Comunque dalla regia qui ci hanno fatto notare che Polly è la zia dei fratelli. Sì, ho sbagliato. Ma io senza guardare niente, cioè io dico cose che mi ricordo. Okay. Però adesso qui stiamo facendo delle ciance su questa cosa familiare. Ma la cosa figa, se vogliamo, di questa serie cos'è? È che è tratta da una storia. Che tratta da una storia quasi vera. Quasi vera, certo. Comunque non è che sono andati proprio. I Blinders sono una banda realmente esistita a Birmingham. Magari non erano così stilosi. Ma magari non era neanche il periodo giusto. Perché poi erano in realtà la banda era stata formata prima della guerra. E dopo la prima guerra mondiale, a quanto ne so, non ve ne sono più tracce. Mm. Quindi era una banda che esisteva. Quindi lo sceneggiatore ha voluto far vedere come sarebbe andata a finire se fossero ancora esistiti dopo la prima guerra mondiale. Perché ricordiamo che durante la guerra in Francia era proprio Polly, era proprio la guerra in Francia, durante la prima guerra mondiale, la grande guerra all'epoca, era proprio Polly che gestiva gli affari, mandava avanti la baracca. E mentre nella realtà i Peaky Blinders erano una piccola banda, in realtà non hanno mai sfondato nessuna parte. Era una piccola banda di Birmingham, proprio dello Smollett, quindi dei quartieri poveri di Birmingham, e prima della prima guerra mondiale, diciamo alla fine del 1800. E qual è la cosa interessante, però, secondo me, tutto questo qua che già potevamo dire all'inizio? È il termine Peaky Blinders. Questo, infatti, mi domandavo io. Mi domandavi, appunto. Peaky Blinders è derivato, secondo molti, dal tipico berretto che portavano. Ok, sì, quella sorta di scopoletta. Una sorta di scopoletta al cui interno c'era appunto una lametta. Tu hai visto, insomma. Sì. Chi ha visto la serie ogni tanto le vede fiondare. Questa lametta con cui poi andavano a mutilare, a tagliare, a sfrezzare. Sì, diciamo, ecco, che blinders significa appunto gli accecatori. No. È già la stessa, diciamo, scoppoletta. Il blinder, ok. Il blinders, diciamo, un perché mi è messa sugli occhi. Certo. Ah, ok. Quindi dici che non è un gioco di parole.
No, secondo Wikipedia. Che secondo me con alla mettata te può pure accecare un Peaky Blinders. Lo fanno ecco, appunto. Una volta, però in realtà poi il gioco di parole si sono presi il gioco di noi. Esatto, è dato un po' da questa qua. Però ecco, la stessa caratteristica l'aveva la vera band di Peaky Blinders. Oh, insomma, vedi che qualcosina di vero c'era. Ma no, qualcosa di vero no, hanno preso la vera banda. Tipo la metta ha messo all'interno, era scoppoletta. Bene. Lo possiamo insomma affermare, o quantomeno lo afferma Wikipedia, noi non ci prendiamo nessuna responsabilità. Certo, noi riferiamo e divulghiamo. Ok, procedendo con la musica, andiamo ad ascoltare adesso un pezzo che è di PJ Harvey. Oh, mitica. Che ci fa nella Birmingham PJ Harvey? Lo so, ma la terza stagione è infarcita di musica di PJ Harvey. Questa in particolare viene usata mentre le donne della famiglia Shelby vanno a una marcia di suffragette, perché anche questo tema poi entra. Wow. Cos'altro dire? No, visto che con una sola variegata comunque che... No, mi piace perché è molto, molto energica e si sposa benissimo comunque con l'ambiente fangoso, polveroso della Birmingham, di questi sì, quartieri. Sì, anche se poi già qui siamo molto saliti a livello di, diciamo, se, società. Sì, sono un po'... un po' borghesiti. Se sono borghesiti. Borghesiti un sacco qua, i Peaky Blinders, i Shelby più che altro.
E, che era un po' quello che volevano dall'inizio, cioè lui voleva Thomas portare la famiglia a svoltare, diciamo, esatto, a livello sociale. C'è abbastanza riuscito, già qui ci riuscirà ancora di più alla fine della quarta stagione che apriamo ora. Ok, ma sappiamo quando finirà, come finirà, se finirà questa serie mai? No, in realtà ci sono notizie di cancellazioni, rinnovi, cose. No, se non sbaglio c'è un rinnovo per una quinta stagione. Quindi per ora andiamo avanti. Chi sta meglio di noi? Esatto. Anche perché poi io non so, cioè, penso a serie, oltre alla stagione, questi Big Band non hanno conquistato quantomeno l'Inghilterra. Quantomeno il resto del mondo. Se continuano così. Se la strada è questa, insomma. Però ecco, diciamo che invece questa quarta stagione si apre in un modo un po' drammatico che non ti dirò non lo voglio dare, proprio sapere, non te lo dirò, però questa è la canzone che, diciamo, accompagna questo momento drammatico. The vipers never ever did invite us. Alas, salvation, I came to save your bacon. I told you what you said. I keep away from the bad end. Vipers never ever did invite us. Oh. Così one shot c'è questa canzone molto rock, molto energica, come dicevi tu prima, appunto, che apre questa seconda stagione in un modo un po'. Basta, non me lo dire. Non te lo dico. Non lo voglio sapere. Qui io questa te la spoilerei, no, ti spoilerò anche quest'altra cosa. No, che poi c'è, insomma, questa quarta stagione è particolare. Insomma, togliete il microfono. No, è una quarta stagione molto particolare che rende ancora più intensa la narrazione, insomma, di Blinders, che se all'inizio era quasi una mera goduria violenta. È quello che a me all'inizio mi ha un po' tenuto alla larga da questa serie, perché mi sembrava la solita moda del momento, ovvero quella delle serie televisive che ci propinano questi miti criminali da Narcos, sì, sì. Gomorra, Romanzo Criminale, sì, ecco, Sons of Anarchy, di cui parlavamo prima, che me la sono vista tutta. di chi più ne ha più ne metta. Boardwalk Empire uguale ci rientra, anche se è un po' più particolare e meno violenta. Quindi per questo motivo ero un po' scettico di fronte, però le dinamiche dei personaggi invece mi hanno un po' più catturato, secondo me, più che la solita cosa trita e ritrita della violenza ai fini del potere. Sì. Mi piacevano proprio, ecco, il personaggio di Thomas così tormentato, anche la zia, anche Polly, un po' particolare, religiosa, così, no? Sì, ma poi tutti subiranno un'evoluzione durante... Immagino, sì, beh, per forza. Lo stesso Tommy subirà più evoluzioni, insomma, e anche la storia in sé si va più a sfaccettare, diventare più complessa, più particolare. In questa quarta stagione, in cui, diciamo, l'antagonista principale è la mafia italiana, diventa ancora più particolare, insomma, narrazione, succedono, cioè, insomma, cose ancora più particolari. E è stata molto bella questa stagione, diciamo, mettiamola così. Beh, questo mi fa ben sperare che, ecco, riescono a tenere alta la qualità anche, sì, dopo, anche più di una, come dicevo, di questo parte, insomma, le cose, il resto del mondo, dove siete? Dire, insomma, finisco, certo, non punto. Gli fate trovare una barca ai Peaky Blinders, se vanno in America e distruggono tutto. No, ma già sono in America. Ah, ok, scusate. Hanno aperto una filiale in America dove smerciano, perché c'è il proibizionismo in questo video in America. Quindi... Eh sì, da Boardwalk Empire c'è il proibizionismo, esatto, si sono incontrati. Boardwalk Empire, sì, è stata una connection. Sì, vedi. Comunque, ecco, per continuare a parlare di colonna sonora,
c'è questa bellissima canzone che abbiamo durante un montaggio veloce, come possiamo definirlo? Queste cose rocambolesche. Esatto, questi montaggi veloci in cui si prepara uno scontro di box. Ah, perché okay. Ora, dopo i cavalli, i Peaky Blinders si sono messi anche a fare scommesse. Beh, io pure le farei. Andiamo a sentirlo, no? Vai, vai. Così. Ecco, così questa canzone solo musicale, appunto, senza strillacci, senza voci, però sempre molto rock, comunque sia, rimane questo pezzo, diciamo, era nella quarta quindi stagione. Una colonna sonora molto rigorosa, se vogliamo, cioè le scelte dei brani da chi ha curato questa cosa sono molto sensate, se vogliamo. Beh, sì, si mantiene sempre un certo, fisicamente non c'è nessun cambio particolare, diciamo che ecco, il quarto stagione c'è sempre una grossa presenza di Nick Cave, quasi ovunque. Beh, sei il tema portante, sì, quindi sì, comunque sì. La poetica di Nick Cave è quella. C'è un Nick Cave che viaggia ovunque in questa colonna sonora, però questo insomma era il tema principale, diciamo, era quello rock. Sì, ci piace. Un po' indie rock, a me mi piace parecchio, quindi l'ho apprezzato parecchio qui a Colonna Sonora. No, non si era capito. Ah, vabbè, non, però anche per questo, insomma, per questo differenza, appunto, per questo anacronismo interno con le scene che poi vengono dipinte. Mm-hmm. Questa, cari ascoltatori, com'è ragazza, possibile? Siamo arrivati alla conclusione. Oh, ma quando si parla di serie televisive finisce sempre troppo presto. Un'ora vola. Va bene. Proprio per noi almeno vola, non so per voi, spero anche per voi che ci ascoltate, che siamo là da quest'ora con della bella musica, sicuramente non ci resta che salutarvi, congedarci e salutarvi alla prossima settimana. Mm-hmm. E, di cosa parleremo non lo sappiamo ancora, lo sapremo la settimana, certo. E vi ricordiamo di seguire noi sulla nostra pagina di Librost, dove trovate anche le vecchie puntate, tutto, si trovano curiosità, postiamo cose in continuazione, una pagina vivissima, quindi no, è vero, si pubblicano cose, si cioè, pubblicano conosco cose. Pagine meno vive della è vero, sicuramente sì. E poi sicuramente a seguire Radio Calibro su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, tutto, e di ascoltarci su www.radiocalibro.it o sulle app radio.it o TuneIn. Mi pare che hai detto tutto. Mi pare che hai detto tutto quanto. Vi lasciamo con un'ultima canzone tratta dalla colonna sonora di Peaky Blinders. Questa volta del vecchio grande
Johnny Cash, una pietra miliare, del rock, insomma, anche se questa canzone appunto è un po' più un po' più, un po' più blues la sua morte, ed è una scena in cui non si dice nulla, in cui adesso io scappo subito da questo studio radiofonico perché non voglio che Luca non ce la faccia a trattenersi. Buon ascolto, ci vediamo, ciao a tutti. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead, well brother I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road.